Nei supermercati italiani la pasta occupa interi corridoi. Sugli scaffali ci sono più di 100 marchi diversi, per tutti i gusti e per tutte le tasche. C'è chi dichiara di usare solo grano italiano e chi non fa cenno agli ingredienti. È lì che si nasconde il grano straniero. Noi compriamo un pacco di pasta di grano italiano e uno di pasta di grano estero. E li portiamo all'Università Federico II di Napoli. Qui, nel laboratorio del Dipartimento di Farmacia, lavora il professor Ritiani con la sua equipe. Che differenza c'è tra un grano italiano e un grano che per arrivare da noi attraversa un oceano? Il viaggio che fa il grano per arrivare da paesi anche molto lontani può avere delle conseguenze sul contenuto di micotossine all'interno di questi frumenti duri. Le micotossine sono dei metaboliti che vengono prodotti da alcuni funghi microscopici, che vengono chiamati molto comunemente muffe. Crescono bene in determinati siti geografici, ma soprattutto hanno bisogno di temperatura, umidità e tempo. E un grano proveniente da aree molto lontane, dovendo fare un viaggio molto lungo, ha tutto il tempo la muffa di continuare a crescere, di continuare a produrre micotossine, accumularle e poi farle trovare all'interno del grano quando arriverà nel sito di trasformazione. Verifichiamo allora che differenza c'è tra la pasta fatta con grano italiano e quella fatta con grani stranieri. Anzitutto i due campioni di pasta vengono macinati con un omogenizzatore ultra rapido. I due campioni sono stati perfettamente macinati, le due paste separatamente sono tornate ad essere molto più simili ad una semola vera e propria. Adesso aggiungerà un liquido di estrazione. Abbiamo ottenuto due contenitori contenenti all'interno una fase liquida che per centrifugazione si è separata lasciando sul fondo la parte più solida e una fase solida invece corrispondente alla semola. Nella parte liquida giallastra saranno contenute le eventuali micotossine che andranno poi analizzate nell'apposita strumentazione che servirà a fare una valutazione di questa micotossina. Si ottengono due valori che corrispondono alle concentrazioni di questa sostanza che è il DON, il DON, la vomitotossina, all'interno del campione di grano duro, ovvero di pasta fatto con grano duro di origine italiana e viceversa per la pasta di grano duro con semola originata da frumento di provenienza estera. Quindi entrambe sono nei limiti della legge? Fortunatamente sono al di sotto del limite imposto dalla Comunità Europea per questa tipologia che è 750. Però mentre c'è una differenza enorme. C'è una differenza che è superiore a due volte più. Quindi queste penne che sembrano identiche... In effetti tali non sono. Per la Comunità Europea sono tutti prodotti assolutamente commercializzabili e assolutamente utilizzabili dai consumatori. Potendo, a questo punto io sceglierei per la mia salute, per poter stare meglio, un prodotto di origine italiana che mi assicura un vantaggio dal punto di vista del rischio a cui io mi espongo. La pasta di grano straniero è quindi più contaminata, ma non supera il valore massimo legale. Ma come si è arrivati a fissare questo limite? Questo valore è un compromesso fra una serie di informazioni, sia scientifiche che di consumi. Quindi in Europa hanno deciso che 750 mg per tonnellata è il giusto punto di equilibrio. Il problema, a mio parere, è che questo valore tiene conto di una popolazione media europea, dove invece gli italiani rappresentano chiaramente un'eccezione. Quindi questo limite non ha chiaramente un peso equivalente per tutti i cittadini europei, ma per gli italiani probabilmente andrebbe rivisto in una funzione protettiva.